Clistene divise il territorio dell'Attica e di Atene in tre grandi aree: la città, la costa e l'entroterra. Ognuna di queste fu suddivisa a sua volta in 10 unità territoriali, dette trittie. Prendendo una trittia della città, una della costa e una dell'interno, si andava a formare una tribù. Le tribù erano quindi 10 e in 10 tribù era quindi suddivisa l'ecclesia, l'assemblea, che aveva il potere di sorteggiare i membri della bulè. La bulè era il consiglio dei 500 che andò a sostituire il vecchio consiglio dei 400. I membri venivano sorteggiati nel numero di 50 per ogni tribù. Potevano essere eletti per massimo 2 volte nella vita. Alla bulè spettava la proposta legislativa da sottoporre all'ecclesia, il controllo sui magistrati, il controllo sulle finanze pubbliche e sovrintendeva alla politica estera. Per sorteggio venivano eletti i componenti dell'Eliea, vale a dire il tribunale popolare suddiviso in 10 parti, uno per tribù, in 10 dicasteri. Venivano invece eletti gli strateghi, uno per tribù, quindi erano 10 strateghi a cui era affidato il comando dell'esercito e il controllo sulla sicurezza. A capo degli strateghi c'era l'arconte Polemarco. Anche gli arconti erano eletti dall'ecclesia e sarebbero poi confluiti, come da tradizione, nell'Areopago. Ti ricordo che questa suddivisione in tribù aveva anche un carattere militare, perché ciascuna tribù doveva fornire un certo numero di cavalieri e di opliti all'esercito. L'ampliamento del numero dei cittadini di pieno diritto, con l'inclusione dei ceti medi, consentì alla polis nel suo complesso di aumentare notevolmente la quantità dei cittadini soldati e in più li rese cointeressati al buon andamento degli affari dello Stato.